l'esperienza di alternanza è un modo per ravvivare gli insegnamenti e per fare in modo che i ragazzi stessi siano più motivati, più interessati alla vita scolastica. Hanno svolto un'indagine sull'efficientamento energetico negli immobili degli istituti superiori ITIS, liceo classico e liceo scientifico di Arezzo. Questo è l'obiettivo del team di studenti che ha partecipato al progetto Energicamente di alternanza lavoro per apprendere e valutare lo stato dei loro istituti. L'alternanza scuola-lavoro consente di sviluppare queste competenze trasversali meglio di altre metodologie ed è anche il vantaggio che consente alle scuole di fare rete e di stare insieme all'interno di un unico grande contenitore. L'alternanza scuola-lavoro è un momento molto importante per Estra, lo è anche perché per esempio in questa direzione andiamo anche con i progetti Erasmus+, attraverso i quali mandiamo centinaia di ragazzi a fare tirocini formativi all'estero della durata di 3 mesi, lo facciamo in maniera più tradizionale come avviene, cioè persone che vengono dagli istituti tecnici all'interno della nostra struttura, e lo facciamo anche secondo questa formula qui con attività un po' particolari come è successo con questo Energia al futuro. Si sono poi divisi in 5 gruppi che hanno lavorato agli aspetti legati alla comunicazione, alla redazione di una trasmissione televisiva con la nostra emittente, l'ufficio stampa, il gruppo tecnico e il gruppo video e quello social. Ragazzi e ragazze con provenienze di studio diverse che però si sono trovate bene, hanno creato un bel gruppo di lavoro e si sono messi alla prova proprio sia sulla parte tecnica, quindi parlando di tematiche legate alla sostenibilità ambientale, hanno fatto indagini e analisi dei risultati, e invece sulla parte di comunicazione ambientale, sul progetto e diciamo anche sui consigli che si possono dare anche ai loro coetanei per risparmiare energia.